Cristian Fantuzzi di Inform Italia è presente al Networking Day di CRIT per parlare di condition monitoring su prove di durata nel settore automotive. Di cosa si tratta? Si tratta dello sviluppo di una piattaforma appunto per seguire progressivamente durante una prova di durata motore per il cliente Audi come si sviluppava il danneggiamento di alcune componenti in particolare. Questa è una tematica molto calda nel momento in cui, se una prova di durata di 500.000 ore finisce improvvisamente con la rottura catastrofica, nessuno è in grado di ricostruire la causa scatenante. E quindi l'idea è dotare il motore di sensoristica e essere in grado, dai segnali di questa sensoristica, di captare quali difettosità su quali componenti stanno progressivamente avanzando. Inform Italia fa parte del network dei fornitori accreditati in CRIT. Quale valore aggiunto trova in questa rete di aziende? Il valore aggiunto si ricollega all'intervento del professor Zanoni di stamattina, dove parlava all'interno del concetto di industria 4.0 delle varie tecnologie abilitanti. Queste tecnologie abilitanti si stanno diversificando sempre di più e pertanto vedono protagonisti accanto ai grossi gruppi aziende che si focalizzano e si specializzano sulle tematiche più disparate, partendo dal discorso delle lavorazioni, al discorso appunto di misura e controllo, al discorso IT e quindi al discorso ovviamente di strumenti e software per il calcolo e le simulazioni. Quindi è fondamentale, data questa parzializzazione di competenze, il fatto che nessuno ha tutte queste competenze in sé, quindi un network di aziende che possano condividere ciascuno la propria competenza bene o male verticale è fondamentale.